Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo video. E faccio questo video perché vi voglio parlare di una cosa che non vi ho mai mostrato, ovvero i miei manga. Vabbè, non solo i miei manga, ma tutta la robina nerd o geek, come la volete chiamare, che ho in camerina. E ora ve la faccio un po' vedere. Allora, venite con me. Venite con me. In realtà il tragitto è molto breve. Dunque, siamo qui nel regno del nerd. Allora, intanto vi mostro lui. No, Mario. No, lui. No, no! È morto. Vabbè. E dopo lo raccatto, coraggio. Luigi. Questo è Mario. It's me, Mario. Mamma mia. Poi questo è, non lo so, come si chiama. Questa è la bomba. Questa è Peach. Questa è Daisy, se non erro. Poi qui c'ho un libro che non so che cosa ci fa qui. Poi qui c'ho Pikachu. E poi la cassa di Mega Man. Tanta roba. Poi abbiamo della roba, scusate il casino, però la Nutella, Snorlax che guarda la Nutella. Poi questi qui me l'ha messo a posto tutti il mio amore Federico, che saluto e che bacio. E il mio babbo mitico ha fatto le mensole spettacolari. Guardate quanta roba c'ho. Ora io sono alto 1 metro e un tappo e purtroppo non ve le posso far vedere. Questo è il mio amico, l'ho creato io. Ciao! Ma che c'ha la voce come tetti? Però bando alle ciance e ora vi mostro un po' di roba, un po' di manga. Allora, andate un po'. Dunque, iniziamo con Slam Dunk numero 1. Dovete sapere che ho fatto molta fatica a prenderli tutti perché sono 31, se non erro. E un bel giorno andai a Lucca Comics e me li sono comprati tutti un blocco. Insomma, non so. E ora ho questo da farvi vedere. Renzi la strega. Guardate Gonzo. Batticuore a mezzanotte. In realtà questa è una sottoserie, non è proprio la serie ufficiale, ma c'ho anche quella. Prezzo 3,30 euro, marzo 2007. Della mitica Koi Ikeno, non so se l'ho pronunciato bene. Numero 6. Poi ho Fushigi Yugi o Fushigi Yugi, non lo so, della grande Yu Watase, numero 7, anche questo veramente bello. Uno dei miei preferiti è Fruits Basket, che mi ha veramente appassionato tantissimo, anche se costava l'ira di Dio, ovvero 4,40 euro, però tanta roba, eh. Bellissimo. Poi ho, oddio, rumore sordo. Poi ho Le Clamp Cardcaptor Sakura, in italiano Pesca la tua carta Sakura, numero 12. Se non ricordo male l'ultimo numero, anche questo ce l'ho tutto. Poi ho una rarità, ovvero questo Koa del grande mitico Akira Toriyama, cioè che è scritto mitico qua su. Guardate Ganzo. Sono tutte piccole storie. Poi vabbè, ce n'ho tanti, c'ho Oh mia dea, questo Real Kiss. Poi c'ho, ah, la grandissima, che poi mi assomiglia un botto,
Arale numero 1. Guardate che spettacolo. Questo fa ammazzare le risate. Questo da 80 a 10. Poi vabbè, ce n'ho tanti, ma qui vabbè. Questa è solo una piccola parte. Golden Boy, Ayako, il grande Osamu Tezuka, Osamu Tezuka, non so come si pronuncia. Terme Romane, non vorrei buttare giù tutto. C'ho tantissimi manga. Otello, questo lo amo. Poi cosa c'ho? Ah, c'ho le situazioni di lui e lei. Andate. Poi qui abbiamo Rave. Poi questo che roba è? Ah, qui c'è un'avventura grafica, non so come c'è finita. Lovely Complex. Ce l'ho tutto, anche quello. Poi vabbè, ora vi faccio vedere i recenti acquisti. Allora, andate un po'. Questo, se non è un capolavoro questo. Madonna, che cosa è? Il Megamibu di Yoshi. Avete mai visto una cosa del genere? Qui ci sono le Nerd Block. Qui c'è il mio nuovo acquisto, l'amiibo della principessa Zelda. Qui c'ho tantissima roba. Poi vi porto a vedere altri manga, perché questo video è incentrato sui manga. È inutile che io vi faccia vedere altre cose. Aspettate perché sto cascando. Dunque, i manga. Guardate qua. Faccio concorrenza alle fumetterie. Poi c'ho questo bellissimo fumetto di Sio, Scotex. E anche questo, Topolino incontra Sio, bellissimo. Poi cosa c'ho? Io ve ne faccio vedere alcuni perché farveli vedere tutti possibile. Questo qui, Farro, no, Taro il perverso. E poi c'ho Shamu. Questo, io sono una grandissima fan del papà dei manga, Black Jack, Chobits. Poi abbiamo questo, io li amo, Strofe d'amore, ovvero Kaikan Frost. Poi c'ho Shamo, poi c'ho I Love You Baby. Poi cosa c'ho? Black Cat, Ottoman. Poi c'ho Gaku, non mi ricordo. Ce ne ho tanti, io spazio un po' per tutti i titoli, non ho un genere preferito. Poi c'ho un libro, Il Diario del Vampiro, che sono fan anche di quello. Io sono fan di tutto, ci volete fare. E poi niente, bravo. E poi niente, poi magari se li volete, se saranno richiesti. Oddio, vi potrei fare le recensioni di alcuni manga e di alcuni libri, anche se non sono tanto brava a recensire un bel niente, però. E niente, io spero che questo video vi sia sembrato carino e divertente. Non è che sono vestita così perché mi fa freddo, ma perché mi riguardo e poi faccio un po' di look. E poi niente, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!